In questo video desidero spiegarti una delle regole geometriche più semplice in assoluto applicato al mercato dei cambi. Voglio spiegarti la geometria che viene applicata sul Forex in maniera veramente semplice. Se comprenderai il mio messaggio, sei ad un passo dal capire le logiche di determinazione prezzo del mercato. Questo ti permetterà di avere pieno controllo della tua operatività, di capire il mercato, le sue logiche. Il successo nei mercati telematici è la conseguenza logica di quello che noi abbiamo compreso dallo stesso. Il resto è solo rumore di fondo. Bisogna prendere consapevolezza di ciò che ci è oscuro e approfondire. Per essere vincente sul mercato devi capirlo. Questo è l'obiettivo, questo è il segreto. Devi capirlo a tal punto di essere in grado di creare una copia virtuale del mercato simile a quella attuale, tenendo conto delle regole che stabiliscono il meccanismo di determinazione prezzo. Come un meccanico sa costruire il motore di una vettura partendo da zero, assemblando i pezzi, anche tu dovrai essere in grado di fare altrettanto con il mercato. Bene, arrivati fino qui abbiamo visto nei video precedenti come i prezzi attuali dei vari incroci valutari, purché abbiano valuta quotata uguale, sono mostrati sul piano cartesiano. E come questi tengano conto del livello operativo di euro-dollaro su asse Z, oltre che vedere come il loro movimento sia congiunto. Abbiamo visto anche come la serie storica dei prezzi su piano disegna una nuvola di punti. Questo ci mostra come il mercato ha diverse dimensioni rispetto a come uso pensare. E come la formula, la dimensione, la sua posizione ci fa intuire le tendenze delle varie monete sui vari range operativi. Ma se noi al piano aggiungessimo un'ulteriore valuta quotata, vedremmo una cosa curiosa. Per fare un esempio, prendiamo franco svizzero. Il punto di intersezione dei segmenti che individuano i livelli attuali dei prezzi della combinazione dollaro-euro-franco è in realtà allineato al punto di intersezione yen su piano. E questa è una cosa straordinaria da sapere e soprattutto capire, perché se noi prolungassimo i segmenti del piano, o meglio, disegnassimo delle rette passanti per le varie quotazioni degli incroci valutari, noi saremmo di fronte ad un quadrato. La distanza dei punti yen e franco su asse Z, o meglio sulla retta che identifica la quotazione euro-dollaro, divide il quadrato in due triangoli uguali. Da qui è semplice capire come il mercato nel movimento dei prezzi tenga conto di Pitagora. Questo perché se io misurassi la distanza dei due punti yen e franco, meglio se misurassi l'ipotenusa, dopo diverse procedure di calcolo otterrei un ulteriore livello di prezzo. E questo risultato a quale quotazione fa riferimento? Naturalmente alla quotazione di franco svizzero yen. Quindi io so che da questo punto in poi la misura del cateto portato in unità percentuale è la quotazione di franco svizzero yen. Quindi il movimento di questo incrocio valutario determina la dimensione del quadrato. Se l'ipotenusa è uguale alla somma dei due quadrati costruiti sui cateti, io so che sui piani della gemma TFX la misura della distanza di quei punti di intersezione fra i vari incroci interessati rappresenta la quotazione di franco svizzero yen sotto regola pitagorica. Pertanto il movimento di questo incrocio determina la dimensione di quel quadrato, che di riflesso innesca il movimento dei vari incroci valutari interessati a questa figura geometrica. E questo, tutto sommato, ti fa capire che guardando un solo incrocio valutario tu riesci a capire ed intuire il movimento di ben 4 incroci valutari.